la vista prima della gara. La gara che abbiamo sbagliato dal punto di vista dell'approccio, su punto emotivo. Penso che le responsabilità siano integralmente dell'allenatore, siano le mie, che non sono stato capace evidentemente di settimane di trasmettere quella che doveva essere l'interpretazione emotiva della gara. Abbiamo giocato su fiammate, su sprazzi, questa non è l'Olbia delle ultime partite, questa non è l'Olbia che aveva dimostrato di poter fare altre cose, per cui abbiamo sbagliato approccio, abbiamo sbagliato partita e le responsabilità sono le mie. Pure nella ripresa, insomma, c'è stato quel momento, la traversa e poi il gol su punizione. Sì, se andiamo a vedere il computo generale della partita, negli episodi probabilmente ci stava il pareggio, però a me non interessa analizzare quello che poteva essere o non è stato, a me interessa valutare la prestazione nel complesso, la prestazione non è stata quella che mi aspettavo. È molto severo, insomma, diverse occasioni sono stati bravi loro a toglierla così dal sacco, per dire, prima che ci arrivasse, insomma. Sì, le azioni ci sono state, le palle gole avete create, molto sì, severo. Ma non sono arrivate come dovevano arrivare, non sono arrivate attraverso la prestazione che mi aspettavo. Non sono arrivati per come lavoriamo e per cui evidentemente non sono stato in grado di trasmettere quella che era la componente emotiva di questa gara. Abbiamo disperso energie in cose che non c'entravano niente con quello che dovevamo fare in campo. Per essere maturi, per cercare di rincorrere veramente quello che è il nostro sogno, probabilmente dobbiamo comportarci diversamente. Oggi abbiamo tradito il nostro sogno e il responsabile di questo tradimento sono io. Poi abbiamo un po' troppo nervosa. Sì, ho detto, abbiamo disperso energie in situazioni che non, sulle quali non dovevamo disperdere, sapevamo che poteva capitare, ce lo siamo anche detti, ma non mi è piaciuto l'approccio al primo tempo. Poi al secondo tempo abbiamo provato un po' più a giocare, però siamo stati troppo approssimativi, troppo superficiali, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Lui, ripeto, non è... La difesa al colabrodo della Zacchena oggi ha chiuso le porte. C'è stato anche un merito loro. Cioè. Diciamo che le porte erano anche fossero così chiuse, le occasioni le abbiamo avute, però non siamo stati in grado di finalizzare, ma questo rientra probabilmente in un atteggiamento generale nell'ambito del quale non dovevamo fare di più. Cosa che non le è piaciuto in particolare? Ma ripeto, mi è piaciuto l'approccio emotivo alla gara, mi aspettavo un approccio di tipo diverso, mi aspettavo che giocassimo di più, mi aspettavo una presenza da parte nostra diversa in campo, mi aspettavo una fame diversa, poi ripeto, nel computo generale probabilmente il pareggio era più che meritato, però siccome ho sempre analizzato le prestazioni e soprattutto ho analizzato le prestazioni in funzione di quelle che erano le mie aspettative e oggi le mie aspettative erano altre. Altre e altre? Altre sicuramente, poi sicuramente più alte di quelle che... di quelle che sono state, però ripeto, non voglio, non è un attacco alla squadra, tutt'altro, perché la squadra lavora e lavora bene, però per come lavora, poi secondo me deve essere in grado di raccogliere diversamente. Dobbiamo entrare nella mentalità che le cose devono andare a prendercele, che non ce le regala nessuno. L'abbiamo fatto nelle ultime partite, oggi non abbiamo giocato da Olbia. Siamo stati sufficienti, pensando che quella sufficienza potesse bastare per portare a casa la partita. Poi se ci appoggiamo agli episodi, certo la partita poteva prendere un altro indirizzo, potevamo anche ragionare su un risultato diverso che sarebbe stato risultato più scandaloso, però poi la mia analisi di fatto non sarebbe cambiata granché, perché mi aspettavo sinceramente un altro tipo di partita, ma ripeto, la responsabilità me la voglio prendere integralmente io, perché penso evidentemente di non essere stato in grado di far percepire o di trasmettere quelle che potevano essere a fondo quelle, le componenti della gara e come andavano interpretate.